se ci andiamo a pensare sono 10.000 anni circa che l'uomo combatte col concetto di classe. Forse molte delle innovazioni, l'innovazione non è per forza tecnologia, non è per forza quello che succede nel terzo millennio, l'innovazione poteva essere migliaia di anni fa, scoprire il fuoco o altro. Molte delle innovazioni sono nate anche grazie o per colpa della mancanza di fiducia. Se ci pensiamo da quando fin dall'inizio siamo passati, da un'iniziale economia del dono, al baratto, fino a coniare le prime monete, è stato solo perché non ci fidevamo l'un dell'altro. Tentavamo continuamente, già all'epoca, parliamo di 10.000 anni fa, di fregarci ad esempio sul peso dei sassi o degli oggetti che utilizzavamo per commerciare con altri oggetti, finché un giorno qualcuno, si pensa ai primi santuari, arrivarono ad apporre delle effigi, dei marchi sopra questi oggetti che potessero garantirne il valore, che potessero garantirne il peso, anche se effettivamente magari quel peso non c'era. Ecco, perché questa soluzione che oggi chiamiamo moneta, con tutte le evoluzioni del caso, perché l'uomo non si fidava più dell'uomo. Mentre in una comunità piccola andava bene l'economia del dono, andava bene il baratto, andando avanti, crescendo, l'uomo non si fidava più dei propri simili. Oggi, dopo 10.000 anni, non mio parere personale, che magari chi parlerà dopo di me potrà smentire, dopo 10.000 anni forse siamo quasi da tutto a capo. Ancora non ci fidiamo l'un dell'altro. È il motivo per cui molti di voi si tengono stretti lo zaino o il giubbotto sulla propria sedia, perché è capace che magari il vicino se lo porta via. È il motivo per cui è uno dei difetti principali forse dell'umanità. Non è detto che tecnologie o innovazioni possano mai risolvere questo problema. Io, che nello specifico mi occupo di blockchain, che vedo della blockchain, una delle tecnologie più innovative che possono andare a risolvere il problema della fiducia tra esseri umani, sono anche conscio del fatto che ad oggi il concetto di trust è nettamente evoluto rispetto a 10.000 anni fa e le innovazioni, le applicazioni, tutto ciò che c'è concesso oggi da strumenti innovativi può andare a garantire non solo un superamento del concetto di trust stesso, ma anche un'obsolescenza. Si potrebbe arrivare in futuro a non avere più un problema della fiducia alla base, oppure potremmo anche, per pensarla in maniera un po' più umanistica, evolverci noi stessi e diventare magari un po' più affidabili tra di noi ed evitare di commettere errori umani. Per questo motivo oggi non vi presento chi parlerà, perché si presenteranno loro stessi nel loro speech. Iniziamo ascoltando ognuno degli ospiti in una presentazione singola, poi alla fine preparatevi le domande, segnatele, perché ognuno di voi potrà fare delle domande ad uno o a tutti gli ospiti del panel, e quindi si terminerà con un dibattito. Il panel è Future of Trust and Security, quindi si parla di fiducia, si parla di sicurezza. Un po' come l'uovo e la gallina: è nata la sicurezza perché avevamo bisogno di fiducia, o c'è un problema di fiducia perché non ci sentivamo sicuri, non si sa. Invito però a salire o a parlare direttamente dal panel. Il primo speaker è Giovanni Di Venuta, da Cisco, e quindi benvenuto. Grazie. All'interno della mia presentazione sentirete molto, e non avete tra il trust questo concetto.
progetto di, diciamo, che è anche associato al, al mondo della, del nazismo. Sisko è molto focalizzata nel processo di digitalizzazione dell'industria e ha accompagnato, diciamo, la trasformazione sia di questo paese ma di tutto il mondo nel processo di digitalizzazione. Per toccare il processo di digitalizzazione andiamo a considerare che nel 2022 si stima che si saranno circa 28.5 miliardi di device collegati alla rete internet, che solamente qui in Italia per il 2022 manteniamo di 500 milioni di collegati alla rete, ed essere sicuramente uno dei mercati più floridi. Vedete che la cifra è un'opportunità da 19.000 miliardi, o quindi è sicuramente un mercato molto fantastico. È un mercato molto vasto, non solo perché si occupa di digitalizzazione, ma e soprattutto per il mercato degli attaccati. Quindi, diciamo, chi muovendo a azioni di cybercrime si sicuramente, ma questo è uno dei mercati più floridi dove andarsi ad inserire. Quindi il concetto di protezione diventa fondamentale. Quanti sono? Quanto dovresti stimare il mercato di cybercrime a livello alto? Parliamo di 6.000 miliardi per anno di dati per la cybercrime, quindi veramente dei numeri impressionanti. In Cisco noi crediamo che il concetto di trust è un concetto certo, la parola trust è una parola che abbiamo bellissima, e anche quando la diciamo we trust you, esprime proprio il concetto di affidabilità, di sicurezza, ed è un concetto che è centrico non solo a livello che è centrico tra le pillar fondamentali, che sono ovviamente quello delle tecnologie applicate alla sicurezza, alle persone, perché diciamo che sono poi le persone che generano il comportamento, quindi lavorare sul comportamento delle persone è uno dei tasselli fondamentali. Sì, qui ha investito tantissimo nella network Academy, e sono tutti è la possibilità di fare conoscenza sia a livello di tecnologia sia di metodologia di sicurezza. E quella la partnership, la continua collaborazione tra aziende, tra industria, tra pubblica amministrazione. Questo è un trinomio che dal nostro punto di vista è un trinomio calcabile. Ma dove si va a coniugare il concetto di trust? Si va a coniugare all'interno di ogni singolo prodotto. Cisco, quando va a produrre una nuova tecnologia, un nuovo prodotto, utilizza un suo framework, che va sotto il nome di Trustworthy System. Trustworthy System si va a declinare su tre pillar fondamentali. Uno, come viene a essere messo in sicurezza il prodotto. E qui c'è la metodologia di Cisco Service Security Development da Cisco Startup, in cui si va a prendere, a verificare tre, si vanno a fare penetration test sulle tecnologie. Poi esiste un concetto di trust a livello di piattaforma.
le nostre piattaforme sono più presenti dei chip che ci permettono di verificare se per esempio il firmware caricato sulla piattaforma è il suo firmware originale, e poi la aderenza a tutta una serie di certificazioni. Quindi uno dei primi punti è trust da un punto di vista di il proprio prodotto, da un punto di vista di singola piattaforma. Threat intelligence e quindi gli investimenti sono tantissimi. Cisco c'ha un'organizzazione che si occupa di studiare le nuove vulnerabilità, è un'organizzazione dedicata di 300, circa 300 ricercatori atti ad studiare come vulnerabilità. E questo è un po' la base di tutte le nostre piattaforme di sicurezza. Perché i nuovi trend vengono alimentati dalla threat intelligence. Quindi avere una threat intelligence che è tempestiva, rapida e efficace è la base per andare a definire la volontà di, quindi il trust di una specifica soluzione. Trust a livello di innovazione nel mondo della sicurezza, quindi trust sta nella ricerca della visibilità continua dei trend che sono presenti in internet. Ma cosa succede se il traffico internet è cifrato? L'80% del traffico internet è traffico cifrato, quindi se non ho tecnologie che sono capaci di comprendere che cosa c'è all'interno del traffico cifrato, quindi fondamentalmente andarmi a mettere diciamo come mettere il ed analizzare, sono completamente cieco. E all'interno del traffico cifrato si vanno a nascondere gli attaccanti. In Cisco, vari anni di lavoro su, abbiamo sviluppato una tecnologia che ha acquisito 18 brevetti che ci permette di valutare con un'accuratezza del 99% del 99% sia all'interno del traffico cifrato e presente un malware senza andare a fare la decryption. Modelli di abbiamo parlato prima del processo di digitalizzazione. Le aziende stanno continuamente cambiando, no? Ora quando si parla di infrastruttura si parla di multi-cloud, ossia il data center aziendale non è più sulla superficie di appartenenza della specifica azienda, ma è all'interno del cloud. Siamo sempre più da workforce e sempre più in mobilità. Quindi si va a parlare del concetto di perimetro, di difesa perimetrale. Qui vi ho riportato un po' di storia, mi piaceva fare un espulso di questo storico su questo concetto qua, che ha lanciato il modello di zero trust, ossia vado a perdere il concetto della vera sicurezza perimetrale. Comprendo che gli attacchi possono prevenire dall'interno così come dall'esterno, perché ho perso proprio il concetto di polpopito di difesa perimetrale. È un concetto appunto che è cominciato nel 2004, poi ci sono stati, diciamo, si è evoluto nel corso del tempo, e ora trovate dei framework. Per esempio in letteratura sono sicuramente di riferimento quello degli analisti come Forrester e Gartner. E che cosa comporta? Il concetto di zero trust model comporta una continua analisi dell'utente che accede all'informazione. Quindi l'identità dell'utente e come accede, se il device
con cui qui sta accedendo è optimized trust, c'è una postura di sicurezza corretta. E questo deve essere effettuato per ogni specifica transazione, ogni volta che accedo all'applicazione. Devo seguire anche continuamente il contesto di quell'utente. Io potrei entrare tra trust all'interno di un perimetro, collegarmi da qualche parte su internet, scaricarmi qualcosa di malevolo e perdere questa mia bottata, questa mia trustiness. Quindi vediamo proprio un continuo binomio tra l'analisi continua e le attività malevoli in rete, quindi una continua threat detection che deve essere unita a una continua analisi della trustiness degli utenti e dei device che accedono alle applicazioni, ovunque queste applicazioni siano. Possono essere sul data cloud, sul sito di appartenenza, quindi sul on-premises, è un continuo cioè. Per andare a chiudere, per noi trust si va a coniugare su tre pilastri fondamentali. Da un punto di vista tecnologico, le abbiamo visto tramite le architetture, con la trustiness che c'è a livello di ogni singolo specifico prodotto e piattaforma, a livello di threat intelligence, con un binomio continuo, è uno dei motivi anche per cui siamo qua, di partnership, no? tra aziende, tra un pubblica amministrazione e trust di persone. Combattere il sensore di carne parte come tassello fondamentale l'awareness delle persone. Io con questo concluso vi ringrazio, veramente è stato un piacere. Questo, scusate, sono proprio
e siamo partiti con un'idea di dire, ok, facciamo una soluzione open source che possa essere adottata da tutti veramente e che sia basata su un'idea semplice di alleggerire tutto, sia talmente leggera da poter essere installata su qualsiasi dispositivo, anche sulla serratura elettronica, anche sull'automobile, anche sulla lavatrice, su qualsiasi cosa possa essere interessante e potente. E siamo stati un pochino già orientati di venire di analisi, abbiamo fatto una serie di POC. Le POC sono quei oggetti sperimentali che le aziende fanno per mettere in produzione. L'abbiamo fatto con una serie di grandi nomi che vedete lì e abbiamo cercato di risolvere il problema principale. Voi sapete che, forse non lo sapete, ma ve lo spiego, ovviamente l'IoT che cosa è importante? Perché tutte le informazioni che derivano da questi oggetti finiscono nel cloud, quasi sempre, vengono analizzate e si iniziano a fare una serie di operazioni che portano poi a questo. Per esempio quello che nell'industria è la manutenzione preventiva. Non so se avete sentito parlare della storia di Rolls-Royce che produce i motori per gli aeroplani. Che cosa fa in questo modo Rolls-Royce? Invece di vendere il motore, lo affitta, lo noleggia, fa un monitoraggio in tempo reale di quello che succede durante il volo e fa una serie di applicazioni in modo tale che la vita del motore si allunga, il tempo si apprende. E stai facendo un sacco di soldi per questo, perché i clienti preferiscono questo tipo di motori rispetto a quelli che non hanno queste capacità. E questo che in genere si chiama servizzazione, cioè tutte le cose vanno servizzate, saranno noleggiate, sostanzialmente, invece che comprate, sta cambiando il modo con cui si fa l'industria. Però per fare questo c'è bisogno di una cosa, c'è bisogno di identificare il singolo oggetto univocamente e di proteggerlo, perché altrimenti quello che succede se non si fanno queste operazioni alimentari, scusate, è che diventano preda delle botnet. Lo sapete sulle botnet? Le botnet sono dei malware che girano su internet continuamente cercando di punti di attacco non potenti. E cosa c'è di meglio di un piccolo dispositivo IoT che ha una sicurezza di non al minimo? È il massimo dal punto di vista dell'attaccante, soprattutto se questa è replicata in migliaia, non milioni di esemplari. Tenete conto che uno dei maggiori attacchi che c'è stato un anno e mezzo fa, quasi due anni, sulla rete internet è stata quella che ha sbagliato il DNS sulla costa orientale degli Stati Uniti. Come l'hanno fatto questo attacco? Si sono impadroniti, questa botte che si chiama Mirai, si è impadronita delle webcam e delle navi. Ma non è che ha sfruttato qualche buco di sicurezza specifico, ha fatto una cosa molto semplice, sono entrati usando la user del password di default. Ora la domanda è come? I vostri dispositivi che avete a casa, per esempio, dei modem ADSL che avete a casa, quanti di voi hanno cambiato la user del password? Pochissimi. Per tutti quelli che non l'hanno cambiato, sappiate che sta su internet. Quindi basta cercare bene le cose, per cui la user del password di default dei vostri modem è già disponibile a qualcuno che vuole entrare nei vostri. E quello che è successo a Deutsche Telekom, che è il primo provider della team tedesca sostanzialmente, ha avuto un compromesso 700.000 modem, perché gli hacker che hanno fatto? Hanno preso il codice, hanno fatto le terze giri, hanno scoperto che dentro c'era il codice, la password di amministrazione, con quella sono entrati. Ovviamente non è stato il problema, che la Deutsche Telekom non si aspettava un attacco dall'interno, perché, come diceva prima il nostro amico di Cisco, adesso l'azienda è fuori dal primo aziendale, cioè il modem che sta a casa vostra in realtà è dell'azienda telefonica, non è il vostro, anche se ve l'hanno fatto pagare. Quindi è gestito dall'azienda telefonica, che quindi non si aspetta che venga compromesso. Questo è un esempio di quello che potrebbe succedere globalmente. Adesso immaginate oggetti che non servono neanche computer, la vostra lavatrice, il frigorifero, il cancello di casa, la vostra automobile e così via, che vengono attaccati in questo modo. Allora ci voleva la soluzione però non era quella di utilizzare i sistemi tradizionali che sono basati sui disegni e password che non funzionano o sono basati sui certificati. I certificati vanno benissimo, ma non sono pensati per oggetti, sono pensati per persone. Un certificato è una cosa complicata da gestire e quando l'oggetto è molto semplice e dietro non c'è, per ragioni di costo, un gruppo di persone skillate che sappia gestire la sicurezza in maniera adeguata, non è adatto per un dispositivo IoT molto piccolo, perché già non c'è qualcosa di 200
euro che magari non ha preso. Che succede? Che quindi noi abbiamo inventato la soluzione di questa. Come l'abbiamo inventata? Utilizzando la blockchain. Scusate, perché la blockchain? Perché la blockchain ha una serie di caratteristiche utili. Primo, identità criptografica autogenerata. Quando voi utilizzate la user e password o un certificato, se ci fate caso qualcuno vi chiede o vi dà la password. Normalmente voi quando vi scrivete un sito, che fate? Mettete la user ID e poi vi arriva la password per mente. Quindi vi stanno dando la password, in genere si autodicendo. C'è qualcuno dietro di voi che è un sistema che crea una password casuale per la manda. Poi vi chiede di cambiarla e un altro sistema la prende in carico. Tutto questo sistema si chiama autodicendo. Se lo fate con un certificato, ci deve essere una registration authority che fa questo lavoro, che crea il certificato di voi, identifica se qualcuno ha la sua digitale, se avete messo sì. Ora immaginate questa cosa che è migliaia di oggetti, ovviamente non funzionerà mai. Quindi noi abbiamo utilizzato la blockchain, perché la blockchain, non so chi voi già gioca con la blockchain, si autogenera il wallet, si autogenera l'identità, ed è un'identità criptografica, unica. La seconda faccenda qual è quindi la blockchain? Che sulla blockchain si possono memorizzare informazioni delle transazioni, quindi abbiamo usato le transazioni, vedete smart contract, non siamo in termine già lungo per questa cosa, stiro un po' il concetto, per memorizzare le informazioni che sono utili a gestire l'accesso agli oggetti. Cioè quello che facciamo noi è mettiamo nella blockchain quelle informazioni che servono a capire se un oggetto, un server, un cloud, ha il diritto di accedere a vostro mobile. Che cosa è interessante alla blockchain? L'altra cosa interessante alla blockchain è parlare di peer-to-peer. Non ci sono server centralizzati, non ci sono punti di attacco che possono in un momento compromettere tutto il sistema, come qualsiasi sistema centralizzato. Quindi le credenziali che sono costruite non solo sono costruite negli oggetti, ma non ci sono altri punti dove sono costruite, per cui non c'è possibilità che quelle credenziali possano essere rubate globalmente o compromettere un singolo oggetto, ma non tutti quanti. La rete ovviamente può essere disponibile perché essendo fatta di migliaia di computer che sono attivi indipendentemente su internet, probabilmente è più affidabile di un sistema pur che avanzato bene, pur organizzato bene, che poi risiede su due rete da sempre. Sicuramente è più economica per chi, per l'azienda che la deve gestire, che mettere in piedi un sistema dedicato per gestire. Per cui abbiamo usato la blockchain, quindi noi siamo un IoT company che a un certo punto ha avuto l'idea brillante di utilizzare la blockchain come infrastruttura per risolvere un problema della rete, anzi fare un problema in particolare con la sicurezza ma anche quello della gestione. E cosa ci si fa? Questi quattro pilastri. La cosa interessante alla blockchain è che permette non solo di risolvere l'identità, l'accesso, come ho fatto noi, per esempio, un piccolo software, ma permette di fare la visualizzazione, cioè permette di scrivere sulla blockchain un dato. La cosa interessante è che siccome la nostra tecnologia risiede direttamente sul progetto, è quell'oggetto stesso che può certificare, scusate, che può notarizzare quel dato. E questo insieme all'identità univoca, che ha fatto che l'accesso è totalmente controllato e garantito da quello che si sono producendo, il progetto solo ciò che si è prodotto, dà una sorta di certificazione. Non è una certificazione vera e propria, ma è quello che più si avvicina, a costi zero. Quindi è come se non avesse un notaio che ogni volta che l'automobile fa un'azione importante, notifica, notarizza che quell'azione è avvenuta. Dopodiché sulla blockchain l'integrità è garantita dal sistema, per cui si può controllare anche in tempi successivi che l'informazione non è stata alterata. L'altra cosa che fa la blockchain, che poi è quello per cui è nata, è quella di trasferire valore. Quindi, avendo a bordo il nostro software, la cosa che viene facile è fare quello che si chiama la normalization, che è il sacro graal dell'IoT. Cioè, tutti quelli che ti dicono, io genero dati, questi dati generano valore, i dati sono valori del futuro, io che genero dati voglio avere un ritorno economico da questo fatto, ma come faccio? Attualmente nessuno va, si segna a fidare per fare questa cosa, sono ancora pochi in giro, sono molto articolati. La nostra soluzione è che l'oggetto stesso è in grado di chiedere un valore per la funzione che offre, per esempio il dato, immaginate di avere un sensore di temperatura.
Luna, installarlo a casa vostra, e se qualcuno vuole chiedere, un network, vuole chiedere la temperatura di casa vostra o della zona dove siete, perché ci siete solo voi, voi dovreste poter decidere che quella informazione vale 5 centesimi a lettura per sempre. Tutto avviene automatico. È l'oggetto stesso che ha una transazione economica. Questo è dove stiamo andando. Per ora le cose che funzionano sono le vendite che posseggio. Però la blockchain permette di fare queste altre. Qual è l'idea principale? Questo è un caso particolare. L'idea è che durante il ciclo di vita di un oggetto, dice nel ricordo, ma ci dovrebbe essere quasi sicura, l'oggetto ha una sola identità. Questa identità, cioè una blockchain, è conosciuta da tutti gli altri che vogliono interagire con esso. Quindi, a differenza di quello che succede oggi, che durante il ciclo di vita dell'oggetto, qualsiasi soggetto che vuole avere a che fare, vuole interagire con quell'automobile, con quel dispositivo, con quello che volete, ha bisogno di identificare un'altra volta. E come il discorso della... Voi sapete cosa è lo stile, no? Siamo in un'identità digitale. Qual è l'idea? Che con una sola identità io voglio dire tutti i servizi della pubblica amministrazione. Sta funzionando per la pubblica amministrazione. Immaginate questa stessa cosa per gli oggetti. Prima non era, se la pubblica amministrazione aveva la sua user e password. Quindi voi avete tante user e password della pubblica amministrazione, come i siti, eccetera. L'idea è che invece io sono sempre io, e l'oggetto è sempre lo stesso oggetto che mi parla. Quindi è l'idea che lo dà il nome, il primo che lo crea, in fabbrica. Quindi l'idea è che in fabbrica c'è qualcuno che dà questa linea, questo oggetto, lo traccia sulla blockchain e tutti quanti poi hanno utilizzato un CD per fare le operazioni necessarie, per avere l'accesso all'oggetto nella misura e nella maniera in cui effettivamente il proprietario decide. E questo si può fare con la blockchain, perché la blockchain, se vi posso permettere, la blockchain è pubblica. Quando vi dico blockchain privata sta dicendo un'altra cosa. Quando noi parliamo di blockchain, parliamo di blockchain pubblica. Noi siamo agnostici sulla blockchain, non ci interessa tanto, perché siamo in punto di base. Però per fare quello che ho detto, per farlo pubblicamente, è meglio usare blockchain pubblica. E possibilmente quelle consolidate. Dove l'abbiamo applicato? Vado per velocissimamente. Una serie di casi. Questo è interessante, perché ci viene bene, non vi faccio dire, ma ci sono che quasi un esempio. Questo per esempio è il caso dei dispositivi medici. Quello è uno smartwatch, ma potrebbe essere una pressione, sanguigno, quello che volete. Vedete che ci sono tanti che possono accedere a quei dati. Però il proprietario di quei dati è la persona che indossa lo smartwatch. Quindi è quella persona che deve decidere come, quando e quali dati dare a tutti quegli attori che sono interessati a rete. Okay? Quindi che cosa fa? Utilizza il nostro sistema per decidere l'accesso in qualsiasi momento tramite il suo smartphone, comanda il software che apporta il dispositivo e decide chi e come deve avere accesso a quei dati. Quindi questo è un modo di personali anche di implementare tutti i discorsi di privacy molto facilmente. Quindi il nostro sistema in questa situazione qui manca in forza del nel caso dei contatori, la cosa interessante è questa. I contatori, come dicevo prima, sono degli agenti molto semplici, ma usano smart meter, per conto che devono installare 41 milioni in Italia entro il 2025, e 41 milioni, e tutti i contatori di casa nostra sono di questo tipo, sono interconnessi. Tra l'altro lo stanno aperto, quindi chiunque può avuto questi contatori. Che cosa succede? Questi contatori normalmente adesso vanno i dati ai sistemi Enel che poi li compartizzano nei vari DRP e poi vanno a lavorare a casa. Quante volte voi vi siete trovati a dire ma sta lettura non comincia? E non avete modo di contestarlo perché la lettura è fatta sui sistemi di Enel, ovunque il gestore della CEA come il gestore. E non avete modo di contestarlo perché dovreste opporre una lettura alternativa. Eppure, soprattutto presso le imprese domestiche, sono molto importanti, ma per i grossi consumatori di energia i contenziosi sono molto elevati. Quindi qual è l'idea? È che il contatore, o qualcosa molto vicino al contatore, dietro le scale, la cabina della scopazione, scriva sulla blockchain che cosa? Un'informazione che garantisca l'integrità di quei dati che sono stati detti. Quindi chiunque li può controllare indipendentemente dai dati che è nella memorizzata e può essere ragionevolmente sicuro che quel dato non è stato manipolato o sbagliato
perché ci sono anche gli errori, durante l'iter passa dalla lettura fino al momento in cui viene formalizzato il problema. Quindi questo è il discorso di integrità. Avanti. Ecco, l'automobile è un altro caso come lo smart watch, scusate, l'esercizio smart watch, dove è molto chiaro che chiunque ha una nuova esattezza che tra i conti con chi l'ha prodotta, con l'assicuratore, fa manutenzione e poi c'è la camicia con le carenze, con le sanitarie, così via. Tantissimi attori insistono sull'automobile. Se ci fa il caso, chiunque vuole mettere qualcosa sull'automobile, l'assicurazione vuole mettere la scatola nera, il datore di lavoro vuole mettere la scatola nera e così via. In realtà non deve essere la stessa. Ognuno sta cercando di identificare l'automobile che ha messo con il nostro sistema, in realtà l'identificazione è fatta in parte, tra il produttore, che è l'unico che effettivamente ne può garantire l'autenticità. Tutti gli altri no, perché gli altri stanno autenticando la scatola, ma non l'automobile. Qui un po' di esempi che abbiamo fatto, andiamo avanti velocissimamente. Ecco qui, in caso il discorso della normalization che dicevo prima. Okay. Come si fa la normalization? Praticamente all'edge, quindi sul sensore, i dati che vengono mandati nel database, nel cloud, dove serve, contemporaneamente viene generato un hash. Questo hash viene scritto sulla blockchain contemporaneamente e insieme ai dati viene agganciato o reso una transizione, insomma un riferimento sulla blockchain dove è quel hash. Chi vuole verificare se quel dato, se quell'insieme dei dati è vero, prende quei dati, fa il campo dell'hash dell'algoritmo ovviamente superiore e lo verifica sulla blockchain. Se quell'informazione torna, sia che quei dati non sono stati alterati al momento in cui quella è stata calcolata sulla blockchain. Se questo avviene su un dispositivo che genera il dato, per quel dispositivo è identificato nuovamente ed è controllato, significa che può essere assolutamente sicuri che quel dato è. E noi abbiamo fatto una serie di applicazioni che sono nel campo dello smart meter, proprio per la certificazione dell'energia consumata. Basta così. Se qualcuno domande sono qua. Visto che siete l'ultima cosa, visto che siete tutti giovani ragazzi, vedete, se state qua appassionati di sviluppo, nel momento che il nostro posto è pubblico, sta sul Milano, quindi potete andare a scaricarlo e provare, fare le note sul sito e provate a vedere se vi interessa giocare. Grazie. Recentemente è fallito un progetto che si chiama Casino negli Stati Uniti, quindi come
serio succede quando si fallisce, ci sono questi revisori contabili che devono capire quali sono le asse, allora devono vedere tutto, e il valore della profilazione degli utenti, no? Quindi delle loro abitudini, valeva almeno, cioè questo è un valore di stima, 100 volte il valore degli asset, quindi vuol dire l'asset immobiliare, quindi è mobile, quindi sembra, sono stati di gran lunga superati dalla nuova età. Sempre vuol dire che quello che invece deve guardare l'opposto di incidenti, ultimamente quello parlando di casino, visto che si guardano gli altri, proprio il casino è rimasto, diciamo, fregato, cioè fregato da un incidente causato da un termostato di un acquario dei pesci, no? Cioè, cosa c'è di così più innocuo per misurare la temperatura di un acquario? Beh, non ci sarebbe nulla, se non che il termostato è collegato alla rete, la rete aziendale, e questo è internet, e così via, diciamo che poi il problemino di fuori va in casa, quindi l'iperconnettività poi qualche problema ce lo crea. Allora, intanto volevo ringraziare tutti per l'invito, è un piacere di essere qui l'iniziativa. Diciamo, ho cercato di preparare una presentazione un po' più, diciamo, non troppo noiosa, visto che la security è sempre vista come acquoli noiosi, piccoli non come scatole, no? Perché ho detto di fondo il marketing, ecco che arriva quello della security, no? Poi dice no su tutto. Voglio intanto contestualizzare questa cosa, no? Cioè, siamo arrivati qui, questo che si è partito lontano, indietro nel tempo, grazie a due cose, no, dell'essere umano, la curiosità, che è quella che ci spinge a innovare, crescere, progettare, fare una società strutturale, e la paura, no, quindi, la paura è quella cosa che quando siamo sul palco, 5-10 casi c'è quella cosa che ci tiene, no? Questo ci ha portato avanti, abbiamo anche dei sensori che ci hanno aiutato, no, in tutto questo mestiere, no? Occhi, naso, bocca, quelli, se non cane passa, una cane è andata male, no, c'è un cattivo odore, un cattivo gusto, questo 5-10 mangiato, no? Difficilmente afferriamo un fico di lingua delle informali perché c'è qualcosa che ci impedisce di farlo. Attenzione che il digitale cambia quel dominio, cioè non ha odore, non ha sapore, e vi assicuro che anche la vista potrebbe alterarvi qualche problema. Per esempio, giusto per fare una domanda a qualcuno, se non voglia di nuovo, velocemente, che cosa vedete qua? E che vuole lanciarsi? Ma c'è un'altra cosa che non vedete,
tutti questi nove video, no? Tutto, ce ne sono adesso per esempio, ne monitoriamo circa 190, no? Di questi attori che giocano ad attaccare. Questi signori qua che sono a voi che le slide, non ci sono tutti perché sennò la slide diventa veramente un po' illeggibile, sono attori spesso stand sponsor, quindi sono gruppi che lavorano, sono sponsorizzati dai governi, no? Tutti questi nomi, anche a carico di altri, e che hanno come obiettivo con spionaggio, hanno strumenti discreti, quindi potenza finanziaria, hanno una possibilità di ricevere strumenti anche molto complessi. E questi signori qua sono un'altra cosa che non vedete, cioè sono quelli che guardano voi, sono quelli che guardano le vostre reti, sono quelli che cercano di accedere ai vostri sistemi. Non parliamo poi di tutto quel mondo che non ha quelle risorse finanziarie di questi signori qua e che ovviamente fa tutto quello che riguarda l'azione di phishing, di attacco, quello che vuol dire ogni giorno cerchiamo di contrastare davvero. Quindi tutte queste cose fanno parte di un mondo che ovviamente non si vede, non si tocca, non nessuno tocca, no? E questo però, se non fate attenzione, è proprio quello che portate una dei problemi della vostra organizzazione. Tenete conto che le vostre italiane quando si parla di Elise, no? Perché quel Elise oggi non esiste più tanto, no? Perché qual è il vostro Elise, no? Oggi? Il vostro computer in azienda, questo? È difficile oggi andare a disegnare un perimetro su cui fare la vostra linea di difesa, no? Il perimetro diventa quello di dato dove sta questo dato, perché non ci fosse dato che sta un po' da certo, no? Soprattutto quando parliamo di diffusione di superficie d'attacco, dovete sapere che una fiera come fosse italiana ha 30 milioni di carte. Quando quindi ha un problema dell'1%, che percentualmente è rilevante, no, in qualunque posto, beh, 1% di 32 milioni proprio non assoluto non è così tanto rilevante, no? Tutto quello che accade, perché 32 milioni se fosse un problema di un medico, ciascuno fa 32 milioni di euro, così come tanto. E diciamo che il perimetro diventa un concetto e non c'è più. Quando si parla di costruire un nuovo mondo per quello che riguarda la security, per quello che riguarda gli strumenti, diciamo, si parla di costruire un mondo senza uomini, senza muri. Il contesto in cui oggi lavoriamo, di fatto, è un contesto allargato, cioè oggi noi, il nuovo perimetro, cioè dove andiamo a costruire la security è su un lato. Diventa difficile, vuol dire cioè, la security vecchio stile, quella che difendeva il fortino, quella che difendeva diciamo, la frontiera, oggi non si comincia un modo un po' anacronistico di fare sicurezza. No? La sicurezza oggi è, se voglio parlare prima di fiducia, vediamo costruire sistemi di fiducia, la sicurezza oggi sta sul dato, il dato oggi dovrebbe essere in azienda, che lo vuoi, per le piccole e medie aziende oggi è tutto affidato a società terze parti che gestiscono infrastrutture, no, anche le grandi aziende si stanno muovendo in quel contesto. E cosa succede se qualcuno che molto spesso si dice ma mettermi i dati nel campo sono al sicuro oppure al contrario c'è chi dice sono di sicuro per forza perché mi sta prendendo un grosso multinazionale. Ma cosa succede? Voi pensate a cosa potrebbe succedere se qualcuno modifica senza che voi ve lo siate potuti accorgere un po' per conto dei vostri dati. E quello che credete che stiano lì, ci stiano per sempre e che quei dati siano affidabili e li rileggerete sempre. Sarebbe abbastanza disastroso per del genere, no? Eppure oggi per molti sistemi c'è una fiducia piena, no? Cioè, prendiamo dei contratti, mettiamo nel cloud. Si trova senza forse neanche gli strumenti di controllo in alcuni casi che nessuno modifichi quei dati e nessuno dire tocca quei dati. Però la frontiera sulla quale ci muoveremo è sicuramente quella, è una frontiera che non esiste più.
il dato è quello che ho detto di merita. È una questione di fiducia, sicuramente, è una questione di sensibilizzazione, sicuramente. Noi oggi abbiamo per scontato, vuol dire, facciamo, ci sono molte campagne anche per diciamo, famose the water, no? Se voi entrate ormai negli hotel, i messaggi che trovate, perché sono sempre, non buttate il cellulare, non utilizzate, non l'acqua, la risorsa, tutto questo perché l'acqua, perché se noi non ne avessimo più, diciamo, sarebbe un problema per l'umanità, no? Però altrettanto vale per tutte le nostre infrastrutture digitali, che noi oggi abbiamo scontato tantissimo, per dire, ma abbiamo il frigo, c'è la nostra marmellata, il nostro luogo preferito, e abbiamo scontato che ci sarà oggi, ci sarà domani, no? C'è un servizio elettrico che ci dà l'elettricità, perché già se non ci fosse l'elettricità, qualche problemino con il nostro luogo fresco lo potremmo avere. Molti dei servizi che oggi utilizziamo sono basati sul digitale, e se il digitale non è sicuro, se l'infrastruttura non è certa, sempre disponibile, qualche problemino, voglio dire, sul sistema periodico, voglio dire, parliamo utilizzando il nostro smartphone digitale. Io ormai sono da Roma da 2 anni e tutto quello che c'è nel servizio lo trovo sulle app, quindi qualunque cosa mi viene devo lavare l'automobile, non conoscevo la città e dove posso lavare l'automobile, scrivo su Google, un posto più vicino e trovo il posto che mi riceve, addirittura non ho un'app e prenoto per lavare l'automobile, lo stesso per andare a mangiare, lo stesso per fare attività sportive, quindi tutta la mia vita per un 70-80% dà per scontato che quell'infrastruttura funzioni. E nel momento in cui l'infrastruttura avesse dei problemi, sia giù, qualche problemino comincerebbe ad averlo anche nella comunità personale. E quindi questa è una di tutte le infrastrutture, tutti quelli che si occupano della rete, di costruire un ecosistema di fiducia sul quale appoggiare tutti questi servizi. Questo è fondamentale anche per il business dell'azienda. No? Prima si diceva la security è quella rottura di scatole. Io ho passato 25 anni nella vita sentendomi sempre dire ecco il responsabile della sicurezza, adesso mi chiede dei soldi, avevo anche sempre un capo che mi ricordava la sicurezza, come la frase classica, quindi passavo tutta la mia esistenza così, dimenticando che adesso per una banca, per chi vende automobili, questo sarà fondamentale, perché se la banca va in questo ecosistema, e di giù un giorno sì, un giorno no, i pagamenti non sono affidabili, perde i miei soldi, e voglio vedere chi affiderà i propri soldi anche la banca. Se l'automobile intelligente va a sbattere un giorno sì, un giorno no, voglio vedere chi se la compra. Quindi per oggi questo nuovo shift verso il mondo digitale sicuramente richiede questa cosa, altrimenti non funzionerà neanche il business. Quindi la sicurezza oggi non è più il costo, ma è il fattore limitante a quel business, non è più opzionale, no? E non bisogna dimenticarsi di questo. Ovviamente noi, giusto per dare due nomi alle tecnologie, sentivo parlare prima di blockchain, la mia idea sulla blockchain, adesso la dico perché sennò sono sicuramente sono qualcuno faccio un mito, ma non è che sia la panacea è la soluzione per tutto. Sicuramente è una tecnologia interessante, ha dei settori dove potrà dei risultati eccellenti, sicuramente nel tema della fiducia c'è molto, possiamo come contributo ci vuole la blockchain, in azienda stiamo lavorando su alcuni progetti pilota su questi temi, uno di questi progetti pilota della mia dipartimento proprio sulla privacy, cioè su garantire trasparenza sull'uso del dato all'utente. No, oggi noi firmiamo consensi, decidiamo i nostri dati con le organizzazioni, firmiamo dei contratti e con questo riteniamo che dall'altra parte faccia il loro dovere, con questo sistema che stiamo mettendo sulle aziende invece la visibilità
l'uso dei dati, dei consensi, quindi l'utente può verificare da solo quindi quello che si utilizza dei dati, altre tecnologie che implementate in questi programmi, adesso dico un altro parolone che viene super usato in questi convegni, che lascia in rete, non può utilizzare l'intelligenza artificiale, perché oggi quando immaginate la mole di dati da analizzare, se volete fare un salto di qualità, si deve passare a scrivere algoritmi, cosa che stiamo sperimentando in questo anno, stiamo parlando di deploying in una serie di piattaforme, quindi si passa a sistemi dove si scrivono algoritmi, modelli matematici, non più, diciamo, si usano i sapori o cose di questo tipo. E con questo vi ringrazio, sono visto di voi. Una retribuzione, un ritorno economico e di conseguenza è uscito poi
pochino a raggiungere l'obiettivo, quindi quello di rendere un anime parallelo di interesse personale e di interesse collettivo. In quest'ottica, di fatto, la cessione della libertà, il cambio della sicurezza non avviene più nei confronti di una terza parte di data, come possa essere insomma la banca, come possa essere molte altre istituzioni, ma avviene nei confronti del codice. Il codice è scritto appunto riguardo il software e i client che girano su Bitcoin. Il software di Bitcoin è particolare perché è controllato da qualsiasi persona lo voglia utilizzare. Questa pratica si definisce peer review, è abbastanza utilizzata tra gli sviluppatori, anche nell'Accademia, insomma cresce sempre di più l'utilizzo di questa pratica. Sostanzialmente uno sviluppatore, prima di scaricarsi il software, fa audit e controlla la correttezza del software e poi insomma lo fa iniziare a girare sui propri hardware. Questo sicuramente ci garantisce una sicurezza maggiore senza rimetterci alla fiducia di qualcuno, perché di fatto se la peer review è praticata da n sviluppatori, noi possiamo fidarci dalla community che è interessata e ha un incentivo economico diretto affinché il software funzioni. Tornando alla fiducia, di fatto la fiducia è l'asset più costoso che c'è. Le banche hanno fee, commissioni commerciali, banche di grandi banche d'affari, banche commerciali, proprio perché hanno una reputazione, hanno acquisito la fiducia dei propri clienti. E questo insomma è il motivo per cui la fiducia di fatto è uno degli asset, anzi è l'asset più costoso. Per fidarsi del codice, quindi dei validatori della rete Bitcoin, di quelli che garantiscono che la rete Bitcoin funzioni, appunto si pagano delle commissioni. Queste commissioni sono proprio il protocollo di sicurezza di Bitcoin. Più soldi, più denaro, più valore è pagato a questi validatori, più il protocollo di Bitcoin sarà sicuro. Ad oggi è stimato che ovviamente servirà più denaro da pagarlo. Ad oggi è stimato più o meno che servano 6 miliardi di costi, e ovviamente il costo opportunità, che comunque è ancora più elevato, per attaccare la blockchain di Bitcoin. Questo che significa? In realtà ci sono grandi player che hanno una disponibilità economica, quindi 6 miliardi per attaccare il loro corpo. Il discorso è che quei 6 miliardi, se venissero usati in maniera onesta, quindi per favorire lo sviluppo di Bitcoin, sarebbero molto più profittevoli. Quindi a un privato, a qualsiasi persona, conviene spendere energia, consumare energia e potenza computazionale per validare e comportarsi onestamente piuttosto che attaccarlo. Questo insomma sembra banale, ma a livello sociale non c'è mai stato. Nulla che è riuscito a coniugare l'interesse del singolo con l'interesse collettivo.